10.000 aziende fallite a fronte di 30.000 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro. Questi numeri che attestano la crisi dell'edilizia campana. Chiedono quindi un tavolo di concertazione alla politica per risollevare il comparto. I lavoratori riuniti questa mattina a Salerno nell'ambito del congresso L'edilizia scende in piazza, organizzato da tutta la filiera del comparto, dalle sigle sindacali alle associazioni di costruttori. Ai nostri microfoni Antonio Lombardo, presidente ANCE Salerno. Le aziende stanno fallendo più per crediti che per debiti. Ormai siamo arrivati al paradosso che la pubblica amministrazione, che è debitrice di 19 miliardi di euro nel settore, è latitante. Io ascoltavo anche in questi giorni uno dei leader che si candida a guidare il paese, che faceva una proposta shock, che è mortificante, cioè ha detto che vorrebbe pagare le imprese a 5 anni con i titoli di Stato. Ebbene, io la stessa proposta provocatoriamente la giro a lui da deputato, quindi il suo stipendio sarà pagato a 5 anni con titoli di Stato. Cosa ne pensa? Ulteriori dettagli della mobilitazione li ha forniti Luigi Ciancio, segretario provinciale della FENEAL UIL di Salerno. Ricordiamo che ci sono tantissime risorse, c'è 1,3 miliardi di euro nella regione Campania, fondi POR 2000-2006, è una cosa assurda, cioè praticamente devono essere spese entro il 2009 questi soldi, ad oggi non è stato toccato niente, che possono diventare subito cantiere, recuperando fabbricati, lavorando nei beni archeologici, insomma, veramente c'è tanto da fare.